Probabilmente sarà capitato anche a voi di avere talvolta l'impressione che parte del nostro tempo trascorra nell'attesa continua di qualcosa. Magari vi sarete trovati a sperimentare una sorta di fastidio che non permette di assaporare quel che si ha, ma che ci spinge verso altro, in un affannoso susseguirsi di attese e insoddisfazioni. In particolare, chi come noi ha fatto esperienza della dipendenza patologica spesso si trova a misurarsi con l'incapacità di tollerare anche le attese necessarie, quelle che permettono di godere di frutti maturi e di non ritrovarsi con l'amaro in bocca di aver voluto cogliere ciò che è ancora acerbo. Le aspettative e le fantasie di chi intraprende un percorso di cura devono presto misurarsi con lo scorrere del tempo e con la capacità non solo di imparare ad attendere, ma anche di impiegare nel migliore dei modi questo tempo. In passato abbiamo spesso messo in stallo le nostre vite, trascorso intere giornate nel limbo sospeso tra un eccesso e l'altro, soffocato ogni attesa con l'oblio della sostanza. Riabituarsi a qualcosa che per molti è normale diventa faticoso per noi che siamo incapaci di attendere, di pianificare, per noi che non conosciamo altro linguaggio che la rabbia per reagire alla frustrazione. Anche in questi casi diventa fondamentale uno spazio protetto, il sostegno degli operatori e dei compagni di gruppo che ci accompagnano in questo cammino. Confrontandoci con gli altri ed elaborando questi aspetti, impariamo ad attuare strategie più funzionali e ad utilizzare modalità di comunicazione più sane. Ognuno ha la possibilità di trovare modi congeniali alla propria personalità e ai propri progetti. Sandro ha deciso di vivere il momento presente. Ha capito che così facendo allenerà quella capacità di trovare il lato positivo delle situazioni, costruendo uno spazio interiore per vivere in serenità. Fabrizio sta scoprendo i benefici dell'attività fisica per un corpo che ancora paga gli eccessi del passato. Sta sperimentando la maturazione emotiva che deriva da un confronto sano con gli altri. Impara oggi che comunicare serenamente ed esprimere le proprie emozioni libera dal rimuginare e rende leggera l'anima. Poi c'è Fulvio, che dice di non essere più in grado di gestire l'attesa, perché alla sua età sente di non avere più tempo per fissare obiettivi a lungo termine, ma accetta di poter contemplare quanto di buono ha oggi, felice di poter ancora essere aiuto per gli altri con il proprio bagaglio di esperienza. La comunità permette di riflettere, aiuta le persone a ritrovarsi, a riconoscersi. Il Cufrad ci sta insegnando a dare il giusto peso alle cose, ci ha insegnato a individuare in modo più concreto e consapevole i nostri obiettivi. E così facendo, l'attesa non è più solo frustrazione. L'attesa diventa la costruzione pianificata e realizzata passo dopo passo di quello che siamo oggi e che diventeremo domani. Con la giusta determinazione e motivazione, finalmente potremo trovare una serenità autentica, non più artificiale.